Dottor Becker è davvero così cattivo come lei dice nel suo articolo, allora è una persona che rende il mondo più brutto, e questo è brutto. Sì, certo. È brutto, grazie per aver chiamato. Oggi stiamo parlando di razzismo e stiamo scoprendo che siamo tutti contrari. Le linee sono aperte. E sono tante. Non si preoccupi, facciamo una pausa. No, no, è lui, quello, il dottor Becker. Davvero? Sembra incavolato. Facciamolo entrare. Potrebbe animare la trasmissione. Tetzloff, lei è un bugiardo, un meschino, un essere spregevole, uno schiavo dello scudo. Oh, dottor Becker, la prego, si accomodi. Come? No, 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 non si voglio parlare alla radio. Andrà benissimo, la prego, si sieda, si sieda. Oh, grandioso. Abbiamo qui John Becker, il medico razzista dell'articolo del signor Tetzloff. Continui pure, siamo in onda, parli. Parli del microfono. D'accordo. Questo tizio ha preso una conversazione privata e l'ha completamente travisata. Oh, allora adesso mi spieghi cosa intendeva quando ha detto a un asiatico: quelli come lei mi fanno andare il sangue alla testa. Sì, esatto, quelli come lei, inteso come voi automobilisti incapaci. Non mi importava da dove venisse, quel che mi importava era dove stava andando, e cioè nella fiancata della mia auto. Non ho mai detto che fosse un pessimo automobilista perché era asiatico. Lei crede che gli asiatici siano pessimi automobilisti? Non ho mai detto che loro siano pessimi automobilisti. Loro? Oh, loro. per favore, ma che discorso sta loro facendo? No, no, ma loro non ha forse una connotazione razzista? Un altro modo per dire quella gente? Loro non ha nessuna connotazione, è un pronome personale, non possiamo più usare i pronomi adesso? Intende noi, cioè gli americani bianchi, come? No, avanti, americani bianchi, ma lo sente? Mi piace, finalmente un po' di vita. Parli pure, in onda. Sì, ciao Phil, ti ascolto da anni e anni. Le persone come il dottor Becker mi irritano molto. Posso avere una t-shirt? Grazie, niente t-shirt. Ma dai, questa donna dimostra quel che dico da anni. Le uniche persone più sceme degli ascoltatori dei talk show radiofonici sono quelle che vi intervengono. Sta zitto, John. Per una volta nella vita tieni la bocca chiusa. Questo è un pubblico formato solo da perditempo, disoccupati e dementi. Quindi con un'altra delle sue generalizzazioni, lei sta offendendo tutto il pubblico di quest'uomo. Tutto ok, ha ragione. Signor Tetzloff, nel suo articolo lei dice anche che il dottor Becker ha insultato una persona di colore, un non vedente. Sì, un momento. È la stessa persona, non contatelo due volte. Aiutami, Reggie, perché sono amico di John? Coraggio, Becker, di il nome del locale, di il nome del locale. Sì, e tra l'altro è un mio amico, è l'unico motivo per cui vado in quel bar, di certo non per il cibo. Non dire il nome del locale, non dire il nome del locale. Lo scopo del mio articolo era dimostrare che il razzismo è ancora diffuso in città e il dottor Becker ne è una prova vivente. Non è vero, io ho delle opinioni precise, sì, lo ammetto, ho delle simpatie e delle antipatie, ma nessuna ha una motivazione razziale. Tutto quello che dico in fondo è motivato soltanto dalla stupidità. Voleva proprio dire questo. Questa è buona, John. Ha capito benissimo che cosa intendevo. No, io so di certo cosa intendeva quando ha parlato male della musica rap, che è una chiara espressione della cultura afroamericana. Ma no, ma non è vero, ho detto che non mi piaceva la musica a tutto volume. Ah, sì? Va bene, non mi piace la musica rap, lo ammetto, è contento adesso. E non mi piace nemmeno la polka, lo sa? Ma mi piacciono le salsicce polacche, detesto i mobili cinesi, ma adoro le patate alla francese. Odio le cialde messicane e amo i pastori tedeschi. Non riesco a sopportare i muffin inglesi. E se vuole proprio saperlo, odio il formaggio danese, ma amo le danesi. Sì, dottore, lei è molto arguto, ma che mi dice di quell'attacco verbale ai portoricani, eh? A chi? Ai portoricani? Ha inveito contro la gente che fa il barbecue sui balconi. Quelli sono portoricani? Io non ho detto questo. Sì, beh, sappiamo tutti ciò che lei intendeva, eh? No, non è affatto quello che intendevo. Io parlavo di un certo tizio che vive nell'appartamento sotto il mio. Non so da dove venga, ma si cucina sempre la cena sul balcone e questo è stupido. Sa una cosa? Guardi che è lei quello che sta parlando male dei portoricani. Io? Ma che cosa sta dicendo? È esattamente quello che ha fatto, la stessa cosa che ha fatto nel suo articolo. Lei ha preso una conversazione privata, l'ha infarcita di implicazioni razziali, tutto sotto la maschera del politically correct. Questo concetto è nato con l'intenzione di renderci tutti più rispettosi gli uni degli altri, ma invece lei lo ha manipolato per perpetuare degli orribili stereotipi. Ma no, quella non era di certo la mia intenzione. Ah sì? Beh, peccato che lo abbia fatto. E voglio dirle un'altra cosa che non mi piace per niente. Lei... E non è per la sua provenienza. Non mi piace e basta. E anch'io posso non piacerle, non c'è problema, purché sia per una ragione seria. E se questo non le piace, può anche andare a farsi fottere.